meno 4 per Brindisi, che adesso attacca. Mascolo va a fare il solito movimento nel cuore dell'area, poi Lamb ci pensa lui a trovare il fallo, i due punti e la possibilità della lunetta. Inquadrato c'è Barnello, un mismatch sotto canestro con Perkins che non viene servito, Reed per Mascolo, la palla arriva nelle mani di Lamb, il palleggio fa saltare vuoto l'avversario, si alza da 3 punti, che azione di Brindisi, torna avanti la squadra di Vitucci. Delfino e Gunson, questo è il quintetto dei padroni di casa. Moretti si alza da 3 punti, piazza la tripla per Brindisi, Risma, Barnell, l'errore con il pallone che non tocca neanche il ferro, Harrison il passaggio sul lato destro per Risma, poi centrale Harrison che riceve, tira da 3 punti, la tripla di D'Angelo. Harrison si presenta così ai tifosi, il pallone tolto da Barnell alle mani di Risma, in appoggio Baye da 3 punti, si rialza ancora Mister D per Brindisi. Brindisi pronta a cambiare, adesso il mismatch vede Harrison contro Cita, mentre Mezzanotte è fuori su Tambone, ancora un recupero della difesa biancazzurra, velocissimo Mascolo, finta lo scarico, va fino in fondo, trova i due punti, il fallo e la possibilità della lunetta. C'è l'accoppiamento, quindi Brindisi contro la uomo, Mascolo, lo scarico per Perkins che viene in un primo momento fermato da Kravic, poi riesce a realizzare nulla di fatto per la VL con l'Epicasa che è già nell'altra metà campo, 15 secondi per attaccare, Barnelli riceve dalla posizione di guardia, spara una tripla e Brindisi veramente in fiducia. 33-56 è la doppia cifra per Perkins, decimo personale. Delfino la risposta con la tripla, solo retina per l'argentino. Ci chiama a consegnare le mani di Abdulrahman, il taglio dell'ala, riceve Visconti da 3 punti, solo retina per Riccardino Visconti. Ma Brindisi attacca, 11 secondi per cercare il ferro, Mascolo, lo scarico per Harrison, Harrison la sospensione dall'incrocio della lunetta, ancora una volta solo retina per D'Angelo Harrison. Reed contro Visconti, penetra e scarica per Barnell che riceve, ci prova da 3 punti, ancora una volta Jason Barnell, cuore di capitano. Tambone per Delfino, riceve da 3 punti, ancora in striscia Carlos Delfino, piazza il canestro, 10 secondi per andare a canestro, il recupero di Reed, Brindisi morde l'avversario, riparte in contropiede, penetra e scarica con Baye che va a schiacciare, ancora una volta mette la firma, attacca Mascolo, il palleggio, serie di lavori per Perkins senza palla, servito spalle a canestro, 6 secondi per chiudere l'azione, Perkins raddoppiato, si alza nel cuore dell'area nonostante il palleggio recuperato, il pallone da Harrison, arriva adesso il suono della sirena con la vittoria di Brindisi per 100-70, una Epicasa.